Sul fronte psicologico, invece, un'alimentazione basata sulla dieta mediterranea può dare dei risvolti positivi, può avere, diciamo, degli influssi positivi sulla psiche? Non c'è dubbio, la dieta mediterranea ha anche una cosa che ci si dimentica sempre di dire, non è solamente estremamente sana, è estremamente buona, nel senso che è uno dei modi di alimentarsi più piacevoli, migliori, quindi sicuramente ha anche un effetto molto molto positivo. Diciamo che l'attenzione a tavola viene percepita dal partner, di qualsiasi sesso esso sia, come un elemento di attenzione nei suoi confronti, per cui il fatto di cucinare bene, di cucinare con attenzione, di scegliere gli ingredienti, di curare la tavola, di prestare appunto attenzione a questi elementi legati alla cucina, legati all'alimentazione, viene percepito come un'attenzione nei confronti del partner stesso e quindi in fondo come una sorta di attenzione sessuale. Non è che scopro chissà che cosa dicendo che molte coppie si formano a tavola, molte seduzioni avvengono a tavola e non è più ormai un meccanismo che va dalla donna al maschio, no? Dalla femmina al maschio, cioè la donna brava in cucina che seduce il maschio. Direi che ormai è esattamente il contrario, siamo noi maschi che abbiamo imparato e anche molto bene a stare in cucina e quindi seduciamo anche attraverso questa attenzione alla tavola, attenzione alla cucina, che, se lo lasci dire, è una delle armi di seduzione più potenti che un maschio di oggi possa avere.